1, 2, 3, 4. È spento. Vedi là che... Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Che effetto ti fa pensare all'Olimpico e alla Roma? Ho preparato la partita e al di là di quello che è lo spettacolo all'esterno, è sempre una partita, una gara contro una squadra forte e basta, finisce là. Il discorso è solo tecnico, perché continua ad essere solo tecnico, quindi... che troviamo è un ambiente bello, stimolante per tutti noi, andiamo lì e ci giochiamo la partita. Abbiamo seguito tutti, quindi anche tu, la partita di Champions, probabilmente ci può essere anche un turnover magari in casa Roma, questo può favorirvi oppure quelli che giocano possono essere più cattivi di quelli che non hanno giocato l'altro giorno, l'altra sera? Ma cambia poco, quello che fanno gli altri ci interessa, ma è una rosa talmente competitiva che il discorso del turnover interessa poco, devo dire la verità, perché giocatori tutti un certo livello e quindi farà dei cambi, non credo che cambierà tante cose, ma l'idea di quella squadra non cambia, per cui al di là dei cambi voglio da parte dei miei la prestazione con grande personalità, insisto sulla personalità perché poi dobbiamo passare attraverso questo per fare il risultato. Hai dovuto gestire una settimana difficile, diciamo, sia da un punto psicologico, perché quando esci da una batosta in casa penso che sia, devi anche ricaricare le pile della squadra, e anche dal punto di vista materiale, fisico, perché comunque qualche infortunio ce l'hai avuto e quindi qualche pensiero sulla formazione avrei dovuto farlo. Ecco, è più difficile pensare all'aspetto psicologico o al pensare all'emergenza di questa situazione? No, beh, dal punto di vista fisico non abbiamo avuto grosse difficoltà, anzi qualche colpo, ma niente di grave, a parte Fares, sinceramente mi dispiace molto perché era un momento di forma e potevamo utilizzarlo e sfruttarlo. Dal punto di vista psicologico devo dire la verità che è la cosa più semplice, perché sono 10 mesi che lavoro sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto, per cui è quello, in quello sono agevolato. Un'ultima cosa per me è, l'anno scorso affrontavi un campionato per doverlo tra virgolette vincere, quest'anno da affronti un campionato dove lo guardi un po' dal sotto e devi pensare a portare una squadra a salvarsi. Ecco, questo è l'aspetto psicologico che secondo me può cambiare. E il tuo lavoro da questo punto di vista in cosa consiste? No, io ce l'ho chiaro, forse a qualcuno non è chiaro, che è una squadra, il nostro è un obiettivo diverso, l'anno scorso giocavamo nell'altra metà campo, e se qualcuno di voi ha detto che contro il Napoli ci siamo snaturati, evidentemente qualcosa ci siamo persi in questo periodo. Io credo che il Verona, che l'obiettivo è quello della salvezza, e lo deve fare in un campionato in cui si rischiano delle scopole, delle sconfitte, ma un cammino lungo. L'obiettivo è quello della salvezza, e la salvezza arriva dopo 38 giornate. Quindi pensare, se poi riusciamo a farlo prima, tanto meglio. Ma la salvezza arriva alla fine. Lo scudetto, la Juve l'anno scorso l'ha vinto con 3 giornate di anticipo. Chiaro che la Juve deve vincere, noi dobbiamo fare vincere, fare dei risultati a piccoli passi, ma l'obiettivo si raggiunge dopo 38 giornate.
Quindi per me è chiarissimo, per la squadra è chiarissimo, probabilmente a qualcuno gli è sfuggito che il nostro qual è l'obiettivo. Ciao mister, e per seguire anche il discorso di Luca, no? E del turnover della Roma, potrebbe anche esserci qualcosa in casa del Verona, nel senso che sono due giocatori importanti come Caracciolo e Fossati, ad esempio, che fino a questo momento non sono stati impiegati. Quindi in generale, se tu pensi di dare chance a questi giocatori, se tu pensi qualcosa di diverso anche per affrontare la Roma. Ma qualcosa di diverso, noi adesso al di là del anzi mi piacerebbe chiedervi come, in che modo l'abbiamo giocato noi domenica e poi mi rispondete e avete il tempo per pensarlo. Però io adesso la squadra vedo tutti in crescita, vedo un Caracciolo in grandissime condizioni, anche Fossati, e chi scenderà in campo sono convinto farà grande e darà un grande contributo, perché vedo una squadra che continua a lavorare. E anche se qualcuno dice siamo troppo scarsi, ma io vedo tutti i giorni il lavoro dei miei e mi sembra di rivedere il film dell'anno scorso, però insomma questo mi fa piacere. Quindi Caracciolo, Fossati sono in grandi condizioni, come lo sono tutti, e adesso però dobbiamo ragionare un po' più da squadra, che questo è chiaro, un po' più con, ripeto, per me la personalità, perché con la personalità, poi questa personalità ci permette di fare le cose che sappiamo fare, quindi al di là degli uomini e del modulo, che non so forse come giochiamo, ve lo chiedo a voi, e vediamo. No, beh, io ti rispondo sinteticamente, nel senso che ti dico che con la Fiorentina non hai giocato, punto, nel senso in maniera molto, con una battuta, come mi piace, idea. Mi piace molto di più questo, ma non dire, no, forse è il modulo, sentire, no, ma il modulo. Non si è giocato una partita che non si fa fatica a trovare delle giustificazioni, neanche voglio stare qui a difendere una prestazione che è evidentemente sottotono, però puoi andare nel dettaglio del 4-3-3 o 4-2-3-1, io dico, come abbiamo giocato? No, io lo ribadisco. Bene, perfetto. Dopo 5 minuti accetto molto di più questo. No, perché seguo anche le tue parole, io mi fido di te, insomma, sei una persona equilibrata e seguendo le tue parole è chiaro che il campionato del Verona è un campionato con il Crotone, un campionato con il Benevento, un campionato si spera di tirar giù qualcuna, insomma è un campionato così. Però in generale allora ti chiedo, visto che è sembrato molto facile, no? Sparare sul Verona, visto la non prestazione e visto comunque una vergogna, perché si può dire, no? Si sbaglia, una vergogna come no, io su, dalla qua... vergogna no, scusate. No, vergogna da un punto di vista, no, perché è un termine, uno si deve vergognare di quando ruba, quando fa qualcosa di male, quando uno lavora e poi allora, la cosa bene. Il risultato non è bello, bene, ma non c'è da vergognarsi, no, scusate, perché se no si parte, c'è uno spettacolo, si va allo stadio, si gioca male e la pubblico che è allo stadio ha il diritto di manifestare il proprio dissenso, amen. Chiedere scusa perché uno si deve vergognare di cosa? No. Si vergognare se uno non lavora, se uno fa qualcosa di sporco. Poi, se il risultato non è quello che noi tutti ci aspettavamo, chiaro, brutta prestazione, è indifendibile, però è una parola che a me non piace e non devo uscire da questo, perché non c'è da vergognarsi. Quindi su questo mettiamo subito in chiaro, perché la vergogna è altro, vergognarsi di qualcosa di male. Sì, beh, è un termine. E a volte però, visto che voi lo usate molto di più, è il vostro mestiere, scrivete, avete no, ma sai, tante volte. Oddio, è un termine che tu avrai sentito in tanti anni di calcio all'interno di uno spogliatoio, che si dice, no? Anche fra giocatori, fra tecnici. Sì. Perché, insomma, se mi dici che un allenatore non ti ha mai detto dobbiamo vergognarci. E io infatti tante presidente... volte ho risposto anche agli allenatori, no, perché dire, non mi vergogno, io lavoro, vengo al campo e tante volte ho avuto anche. Siccome mi piace il picchia che stiamo vedendo, che probabilmente ha tolto anche la toga. Allora ti scusate. No, è tolto anche la toga. Mi fa piacere, mister, mi fa piacere vederti così incazzato, tanto non andiamo in prima serata. Allora ti dico, dopo con la Fiorentina, che risposta hai avuto con i tuoi ragazzi? Che confronto avete avuto con questi ragazzi? Allora, io ve lo dico, la forza che ho, perché ho 25 anni nelle spalle, e ho vissuto in città, in club, dove, come diceva un amico, la pressione non è che si sentiva, si toccava, per quanto era pesante. Quindi tutto quello che sto vivendo qui, per me, non vorrei usare un termine diverso, però dico, lo gestisco. Ecco, la mia squadra, che è una squadra giovane, ha bisogno di altro. Se voi volete farlo, date una mano, bene, se no si va avanti. E la forza ancora di più che ho alle spalle è la passata stagione. Sono stato oggetto di una critica feroce da parte vostra, da parte del pubblico, ma io non cerco questo,
sappiatelo tutti, è il messaggio. Io non cerco consenso, il mio obiettivo è vincere, il mio obiettivo era andare in Serie A, il mio obiettivo è salvarmi, perché se io cerco altre cose mi comporto in altro modo. Il mio tempo lo spreco, lo utilizzo per far crescere i miei giovani e per far giocare a calcio la squadra. Che sia chiaro, non faccio il politico, non ho bisogno del consenso. È altro, io, il mio mestiere è altro. Ora, sulla mia squadra, che li vedo lavorare, e io li difendo a spada tratta e contro tutti. Ve lo dicevo l'anno scorso, voi, ma come, anche dopo brutte prestazioni? No, sembra che io facessi il positivo per partito preso. No, perché li vedo lavorare tutti i giorni e continuo a dirlo adesso. Li vedo lavorare, brutto scivolone, siamo caduti di cosa di positivo? Perché nell'errore si cresce. Perché dopo una prestazione così non ci vuole né psicologo né allenatore, perché una squadra, nonostante la giovane età, si sono resi conto da soli che così è difficile fare una prestazione, non contro la Fiorentina, contro chiunque. Quindi stare a dire quello che è successo, perché noi siamo in linea con i programmi, perché siamo andati in Serie A con una promozione diretta, partita di Coppa Italia, superato il turno, abbiamo perso contro due squadre che fanno un campionato diverso e pareggiato a Crotone. Se poi vogliamo creare fuori un clima di disastro, anzi volete farlo, siete liberi di farlo, io non voglio convincere nessuno, io devo convincere la mia squadra lavora alla grande, un gruppo di qualità, di talenti, che alla fine raggiungeremo l'obiettivo. Poi, vogliamo parlare nel dettaglio? Sono qui, pronto. Ma questa è la linea, e non voglio cambiare e dire no, arrabbiato. No, io non sono arrabbiato. Però già ci siamo passati da questo. Un film già visto, almeno per quanto mi riguarda. Ti faccio questa domanda. Dopo questo 5-0, se tu fossi stato un giornalista, che cosa avresti detto e scritto allora? Io... La prestazione di questa è chiaro che è facile, io l'ho detto in conferenza stampa, dopo questa partita tutti si possono sfiziare a dire di tutto, troppo semplice, no? Però invece gli dico, quali sono i tuoi criteri per dire che siamo scarsi e siamo inadeguati? Solo perché c'è una prestazione bruttissima? Quali sono i criteri? Questo è quello che mi viene da dire, quali sono i tuoi criteri per dire siamo scarsi, inadeguati e tutto il resto? Perché, ripeto, quello che è successo dopo Napoli, e mi dicevi che ci siamo snaturati, il Napoli in 3 partite in campionato quest'anno ha fatto 9 gol e ne ha subiti 2, uno contro di noi. L'anno scorso ha fatto 100 gol. Allora, o è qualcosa che vi sfugge, e quindi non è una questione... Dopo Crotone si storceva il naso. Mi fa piacere, perché da noi si aspettano sempre qualcosa di buono e di meglio. L'anno scorso si diceva che il mio calcio non era adeguato perché bisogna essere sporchi, invece ero mollo. E perché abbiamo giocato a calcio, abbiamo vinto il campionato. Quest'anno si continua a dire le stesse cose. Potete scrivere, siete liberi di scrivere perché è il vostro diritto. Però invece ti faccio un'altra domanda. Quali sono i criteri per dire che questa squadra è scarsa? Ce n'è solo uno, è il risultato che è pessimo. Perfetto. Allora se è il risultato, allora quando c'è il risultato, quando non c'è il risultato, no, e c'è il risultato, ma infatti è giudice supremo quello. E allora se come, tutto qua, cioè, come diciamo punto di riferimento, credo che il risultato, perfetto, sia la cosa migliore. Allora detto questo aggiungo un'altra cosa: se il risultato è questo, io non voglio credito illimitato. Se veniamo giudicati per il risultato, 2 mesi fa siamo andati in Serie A, noi, certo, io e il direttore sportivo, siamo stati oggetto di una critica ferocissima, amen, da parte vostra e da parte del pubblico. Giudicati per risultato? Quest'anno stiamo giocando la Serie A, qualche squadra che competiva con noi sta facendo il campionato di Serie B. Odio è diverso? Odio citarmi, ma io ho scritto la vittoria di Pecchia e Fuso. No, non voglio, e questo è il concetto. Però, no, io non voglio essere sul carro. Allora, è proprio questo. Qual è la discriminante in questo caso? E sappiatelo. La mia squadra non la tocca nessuno, vado contro il muro. Voglio fare la parte del pirla e del mollo? Bene, mi sta bene. La recito molto bene, sappiatelo. Quando si vince, non voglio assolutamente. Il mio obiettivo è vincere e non essere, stare sul carro dei vincitori. Non mi interessa. Io sul contratto ho il compenso e l'obiettivo. Quest'anno il mio compenso e l'obiettivo. L'obiettivo è la salvezza. Amen. E non cercare il consenso, né da parte vostra né da parte del pubblico. Perché veniamo giudicati per i risultati, come l'hai detto tu. Da cosa veniamo? Qual è il criterio per giudicare? Il risultato.
Però io voglio capire, perché archiviare questa partita dicendo abbiamo sbagliato tutto mi sembra anche semplicistico. No, perché siamo arrivati comunque da una settimana dove non c'era tutta questa critica, dove ci si aspettava molto dal Verona, addirittura si poteva pensare che Verona mettesse in difficoltà la Fiorentina. Arriva questa partita che non è vergognosa, però, permettimi, è sconcertante. Perfetto, mi piace molto di più questo tema. Perché rimaniamo sconcertati. Perfetto. È difficile poi fare un giudizio, no Fabio? No, sono d'accordo. Allora, su questo sono d'accordo. Questo mi piace di più. Allora, non abbiamo perso perché c'è un clima. Assolutamente no, e sarei anche poco onesto, sarei disonesto in questo caso a dire no, abbiamo perso perché abbiamo trovato il Bentegodi. No. Sono disonesto e non lo dico, infatti ho detto la mia è la mia la responsabilità, ho preparato la squadra non nel migliore dei modi, dal punto di vista tattico perfetto, dal punto di vista psicologico perfetto, dal punto di vista fisico no, perché abbiamo corso come la Fiorentina, quindi se qualcuno vuole dire qualcosa i dati sono incontestabili, tutto il resto si può opinare. Allora, detto questo, partita bruttissima, perfetto, ma se noi avessimo perso 2-1 con una grande prestazione, per voi poteva cambiare, ma a me non cambiava nulla, perché comunque ho perso, non mi cambia nulla, può cambiare per l'immagine, per la... no, io devo fare punti, questo è la... devo fare punti, punto, pareggio, vittoria, per arrivare alla 38esima giornata e l'anno prossimo l'Hellas continua a giocare in Serie A. Quindi, vero, brutta partita? Perfetto, tutto male, abbiamo perso per colpa nostra, non assolutamente per colpa di nessuno. Questo è da sottolineare, quindi non ho mai detto questo. Creare il clima giusto non voglio, quello è il mio compito, è convincere i miei giocatori, creare quella cosa con giovani, che il nostro obiettivo lo raggiungiamo. Posso chiederti anche che passi in avanti stiamo facendo dal punto di vista di un'identità del gioco che l'anno scorso era molto definita dall'inizio, con tutti molti pregi secondo me, qualche difetto che potevamo eliminare, forse non l'abbiamo eliminato, però era definita. Quest'anno non c'è questa sensazione, Fabio, di avere un'identità ancora. E sono d'accordo con te, ti ricordi in prima delle partite di, credo avevamo fatto la conferenza stampa allo stadio, mi dicevi ma con tutte queste difficoltà, gli infortuni, il precampionato fatto così, quali sono le difficoltà? Non l'ho mai voluto esternare perché abbiamo evidentemente trovato delle difficoltà e poi si pensa, arriva l'allenatore, bacchetta magica e d'incanto si vede una macchina che funziona perfettamente. Siamo in una fase, ahimè, di costruzione, di dare non un'identità, perché l'identità rimane la stessa. Già ve l'ho detto, noi continueremo a fare il nostro gioco per... e dipende dalla percentuale, dipende dall'avversario tante volte. Siamo in una fase in cui questo non si vede, mi rendo conto, e non sono assolutamente contento di questo, ma neanche i miei giocatori. E noi su questo stiamo lavorando, perché il cammino è lungo e quindi ci dobbiamo arrivare senza snaturare. Io devo esaltare le caratteristiche dei miei giocatori. Quindi, se in questo momento è tutto buio, è tutto brutto, è tutto peggio, usate i peggiori termini, e questo li accetto, tranne vergognoso, perché non ci dobbiamo vergognare di nulla, poi noi dobbiamo, io, il mio compito è dargli un'identità, quanto prima, e in questo dobbiamo fare punti. E in questa ricerca di identità, le tue scelte tattiche e anche dei singoli, le hai messe in discussione o no? Ti faccio io un'altra domanda, tattiche quali? Beh, per esempio? Ne so, capacità di assorbire il contropiede degli avversari, prendere gol in questa maniera, che ne so, il lavoro sui calci piazzati, vedo molte, moltissime difficoltà sui calci piazzati, questo ancora dall'anno scorso, non parlo del modulo, sai che anch'io sono abbastanza d'accordo che non è poi quello il problema, però ci sono, che ne so, siamo una squadra che non fa molto pressing, siamo una squadra che aspetta, l'anno scorso vedevo un po' più di aggressione, di capacità di andare a prendere il pallone nella metà campo avversario, cioè ecco queste cose qua. E poi abbiamo gli interpreti giusti, ecco, cioè hai messo in campo sempre gli interpreti giusti,
Io messo, per fare poi quel, questo, ecco. Cioè, in sostanza, ti dico, secondo me in questo momento non siamo né carne né pesce, non siamo né una squadra che si difende, però non siamo più neanche una squadra che va a prendere gli avversari nella metà campo, capito? Ecco, sì, perché tante volte l'anno scorso ho sentito pure dire che sul 2-0 per gli altri, quando ci è capitato di prendere quelle due scoppole, dire, però difendiamoci, mettiamoci lì. Noi tante volte proprio questa voglia di giocare, noi abbiamo ribaltato delle partite, non ultima il derby, partite perse per questa voglia di andare a ricerca, per la mentalità che la squadra aveva. Io ho fatto le scelte in base alla condizione dei giocatori. Mi fa piacere che oggi non si sia parlato di Pazzini, e quindi si parla di altro. Faccio le scelte in base alla condizione della squadra, proprio perché siamo in una fase di costruzione, e in base alla condizione generale di tutti. Quindi io ho visto quello che avete scritto su Fares, e sinceramente questo mi dispiace, perché domenica mancato l'impegno? No. Nei duelli ci è andato? Sì. Cross e tiri in porta sono venuti dalle sue situazioni create nelle poche situazioni che abbiamo fatto. Quindi anche in questo devo ridire qualcosa sul tipo di critica. Poi è evidente che io mi rifaccio sempre, sono molto autocritico con me stesso, dico, per cui sulle scelte avrei potuto fare altro? Certo, meglio, sicuro, e su questo io devo lavorare, perché nelle scelte le devo fare, le scelte le devo fare sempre con maggiore attenzione. Ti chiedo l'ultimissima, c'è il rebus portiere, dai, è inutile che stiamo lì, perché è no, assolutamente no, questa è anche un'altra, ecco, anche un'altra cosa che dobbiamo sgomberare dagli equivoci. Se su Nicolas, al di là dell'intervento, il mio portiere è il nostro portiere. Nicolas, ogni rimessa dal fondo si crea, soprattutto quando giochiamo in casa, un clima intorno al ragazzo. Sportiello, anche se sul 3-0 ha avuto due indecisioni, la palla che gli sfugge gli va in calcio d'angolo, se gli sfugge. Quindi in questo momento, in alcune situazioni, viene penalizzato lui e ovviamente la squadra. Quindi non c'è assolutamente nessun tipo di rebus. Certo. Ciao mister. Ciao. Secondo me hai detto tutto. Ti chiedo solo come hai trasmesso quello che hai detto adesso alla squadra. Cioè, come l'hai trasmesso in vista di quella che è una partita che sulla carta sembra difficilissima, però forse paradossalmente, proprio perché è così difficile, può anche essere utile in quel senso. No, no, ma tutte le partite, io le scelte che ho fatto, sappiatelo, le ho fatte per vincere, anche se potevano sembrare strane. Quindi giocare senza attaccanti con il Napoli, l'ho fatto perché io volevo vincere, provare a giocare e vincere. Quindi tutto quello che faccio, io lo faccio per giocare e per vincere. Quindi trasmettere la mia idea, il mio modo di pensare. I miei giocatori, soprattutto i vecchi, mi conoscono fin troppo bene. Con loro sono carta scoperta. Quindi sanno benissimo qual è il mio modo di pensare e qual è il nostro obiettivo. E per provare allora a vincerla all'Olimpico? Noi dobbiamo pensare alla prestazione, a partita che è evidente, impegnativa, complicata, perché la squadra è quello di livello, il momento nostro attuale, e noi andiamo lì a fare la nostra partita. Mi aspetto da parte di tutti, ripeto, una prestazione di grandissima personalità. Ieri il direttore diceva che questa società, questo staff, questa squadra si merita fiducia, se la merita fiducia. Io non la chiedo, sappiate, io non chiedo fiducia. Io ho fiducia del direttore sportivo, fiducia del presidente. Qualcuno scrive, tutti in discussione, picchia in discussione, però solo la fiducia della società. Mi sembra... non la chiedo. Grazie. Ultima battuta, mister. Tre partite in 9 giorni per il tuo Verona, insomma si parte da domani sera con l'Olimpico, anche per questo tu potresti, in ottica appunto dell'impegno doppio del Bentegodi contro San Pelazio, fare qualche accorgimento dei tuoi uomini, come diceva appunto i colleghi in precedenza, qualche giocatore che fino adesso ha trovato poco spazio, oppure gli ultimi arrivati come magari una maglia da titolare per Ken? Vediamo, ma pensiamo una partita alla volta. L'anno scorso tanti turni infrasettimanali ci sono stati e l'abbiamo gestita sempre in questo modo. La prima partita è partita con la Roma e poi vedremo quello che succede. Insomma, ti hanno ferito quindi più quello che hai letto
dopo la partita contro la Fiorentina o la prestazione della tua squadra che è venuta meno? Ribadisco che fuori non mi ferisce perché è il gioco delle parti. Insomma, mister, da come reagisci un po' e mi sembra normale anche che no, ti abbia no, toccato la cosa. No, io lo faccio. Non mi sembra che tu stai recitando adesso, anzi mi sembra che sei una persona molto no, pane questo, vino e vino, è la cosa più bella forse. No, perché non ho bisogno di... Mi dispiace perché io li vedo, i miei giocatori, e una prestazione così è brutta prestazione. Il lavoro fatto è buttato dalla finestra, questa è la cosa che mi dispiace. Sono veramente dispiaciuto e questa è una cosa che loro lo sanno. Perché il lavoro buttato dalla finestra, mentre il lavoro noi ce lo dobbiamo tenere stretto, perché è un lavoro di grandissima qualità, da parte di loro di tutti i giorni, quindi il lavoro va tenuto stretto, stretto con prestazioni diverse. Grazie. Ok? Mister? Sì. Alla fine invece è diventato anche un confronto, no? una riflessione è finito anche quello che ci siamo detti così. Sì. È chiaro che il calcio giustamente si vede in tanti modi diversi e tu hai ribadito quello come lo vedi tu rispetto a quello che è successo questa settimana, ma anche all'inizio di questo campionato, sulle critiche esterne così. Però a volte il calcio, secondo me, è fatto anche di sensazioni, no? Allora io ti dico, quella è mia personale, ma forse anche di qualcosa che respiriamo. Però la sensazione, e su questo tu hai ribadito punto, su quelli che sono l'aspetto tattico, i giocatori che hai impiegato, le tue scelte, per carità. La sensazione però sulla partita della Fiorentina, ma ti dico anche in alcuni tratti a Crotone o in alcuni momenti del Napoli, è che sia una squadra, passami il termine, non è il discorso brutta, sporca, cattiva, no, poco cattiva in alcuni momenti. Cioè, a differenza, e forse questo è cambiato un po' il campionato di Serie B rispetto a quello di Serie A, cioè di trovare squadre più cattive, cioè il Napoli, che è una squadra che deve vincere lo scudetto e non deve salvarsi, capito? Però c'è dei momenti di partita, delle sensazioni, dove il Napoli è stato più cattivo del Verona. Ecco, questa è una sensazione che a volte viene trasmessa. La Fiorentina, cioè entra Kane e secondo me entra con lo spirito giusto così. Il terzino della Fiorentina lo rincorre per tutto il campo finché, cioè, ecco, da questo punto di vista questo messaggio, secondo me, i giocatori del Verona non l'hanno dato. Ecco, questa è la mia sensazione. Questo è io, fa piacere questa osservazione, perché per vincere partite, per raggiungere i risultati, sia che uno giochi per il campionato, per l'Europa League, per la Champions o per qualsiasi altro obiettivo per salvarsi, bisogna essere più determinati. Ma per me la determinazione non è solo rincorrere, la determinazione è anche arrivare nel dribbling e farlo con personalità giusta, arrivare sotto porta e tirare con determinazione, andare su una palla inattiva e attaccarla con determinazione. Quindi è tutt'uno. E trovarla nella partita con la Fiorentina, evidentemente non ce n'è stata. Non c'è stata determinazione. Dire che poi non c'è stata determinazione in una partita, non c'è nel direttore sportivo la determinazione, nell'allenatore non c'è determinazione, né nessuno della squadra. E ecco perché non è il mio modo di essere diverso, e perché lasciare sempre passare le cose. È come se noi ci troviamo in Serie A per grazia divina. Io sono arrivato qui e capisco il vostro scetticismo, di chi è questo? Vedo una prestazione contro la Fiorentina, diceva è inadeguato, questo allenatore scarso, dove andate? Venite da 12 mesi di lavoro. Quindi, partita contro la Fiorentina, brutta. Sì, poca determinazione, d'accordo. Proprio per questo, qual è la cosa positiva? La cosa positiva è che noi da questi errori commessi dobbiamo prendere grandi spunti. Perché magari una partita persa in maniera diversa, dove si potevano camuffare o nascondere alcuni difetti, mentre questo ha scoperchiato tutto, in tutti i sensi, ha messo subito le cose in evidenza, sia per la squadra e sia per altre cose. Ok? Grazie a voi.